Intanto subito il gioco Twitter. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Subito il gioco Twitter, italiani all'estero, ha senso fare votare chi ha lasciato il paese e non paga le tasse, sì o no? Intanto ha fatto discutere, hashtag Gabbia Open, ha fatto discutere anche questa prima pagina del manifesto con il voto all'estero degli italiani. Lei che cosa ne pensa Di Battista? È evidente che gli italiani all'estero appunto debbano votare, mi auguro che il voto sia regolare, ma questo sistema di voto attraverso l'invio appunto di schede che devono ritornare in qualche modo non ci dà garanzie. Già in passato ci sono stati brogli. Stamattina Luigi Di Maio mi ha detto che ha ricevuto una comunicazione di un cittadino che ha ricevuto una scheda appunto da votare per un suo parente che era morto da 5 anni. E chi ci garantisce che di queste situazioni non ve ne saranno delle altre? Questo è davvero drammatico. Ancora di più trattandosi del referendum sulla carta costituzionale. Quindi è d'accordo con chi nel fronte del no dice che è pronto a fare ricorso nel caso in cui vincessero i sì per un numero importante di voti che arrivano dall'estero? Io oggi mi sto dedicando, e ce la sto mettendo tutta a paragone, anzi dal 7 agosto mi sto dedicando a far capire a tutti i cittadini italiani che queste riforme tolgono l'ennesimo nostro diritto. Io sono da 3 anni in Parlamento paragone, le leggi le hanno fatte passare, il Jobs Act è passata, le leggi a salvataggio che hanno salvato le banche sono passate, nella passata legislatura la legge Fornero è passata. Il problema in questo Paese è che la qualità delle leggi dipende da quanto il parlamentare sia connesso con il territorio. Nel momento in cui la stragrande maggioranza dei parlamentari è scelta e nominata dai partiti politici e non dal popolo italiano, risponderà ai partiti politici. Tanti in Parlamento dicono che la legge Fornero era una porcata, ma sono stati costretti per fedeltà al partito che li nomina appunto a votarla. In Italia non abbiamo bisogno di più leggi, ma di leggi migliori a sostegno della cittadinanza, di queste persone con le quali stiamo sempre assieme e che conosciamo le priorità, ma non ci saranno mai delle buone leggi come il reddito di cittadinanza, il sostegno alla piccola e media impresa, fino a che i partiti politici verranno controllati dai grandi gruppi finanziari, perché oggi il partito politico paragone è come una banca che determinando con i loro finanziamenti la linea politica, a loro volta controllano i parlamentari che sono nominati. Questo è il problema e per quello occorre dire no. Di Battista, perdoni, cosa state dicendo al vostro popolo, alla vostra gente a proposito del discorso delle firme false? Io gli sto dicendo anche in maniera molto leale, glielo dico a lei, io sono fiero e orgoglioso di far parte di una forza politica che oggi, anzi qualche giorno fa già, chiede l'autosospensione appunto di coloro che sono evidentemente, ai quali arriverà un avviso di garanzia per una vicenda che, lo voglio ricordare a tutti i cittadini, non per sminuirla ma per spiegarla, riguarda delle eventuali firme false o copiate per delle elezioni del 2012 dove nessuno del 5 Stelle è stato eletto. E oggi sembra per la questione di Bologna, per delle firme che vennero prese, credo, al Circo Massimo, quando dovevano essere prese a Bologna. Ora, se è un reato è un reato, e noi per quello abbiamo chiesto un passo indietro, una autosospensione. Ripeto, paragone, sono fiero di questo. Vorrei soltanto dirvi che mentre il Movimento 5 Stelle si comporta in questo modo, e coloro che in Piemonte hanno patteggiato per firme false e sono esponenti del Partito Democratico sono tuttora consiglieri regionali del PD in Piemonte e stanno facendo campagna elettorale per il sì al referendum. In questo momento esiste un governatore della campagna che invita al voto di scambio, e ancor più grave, il Presidente del Consiglio sta dicendo fate come De Luca, cioè il Presidente del Consiglio invita gli amministratori alla ricerca del voto clientelare. Questa è la realtà. Poi noi, ripeto, ci comportiamo come ci stiamo comportando. Io sono fiero di far parte di questa forza politica, perché nessuno è perfetto, paragone, e noi siamo una forza politica di massa, e evitare errori del tutto è impossibile. Allora, ma per i nostri errori A chiediamo scusa, B chiediamo ai magistrati di andare avanti, stiamo dalla parte della magistratura, ci ricordiamo che non abbiamo mai messo le mani nelle tasche degli italiani, al contrario abbiamo restituito fior di milioni di euro ai cittadini italiani. Questa è l'enorme differenza. Le faccio vedere che cosa ha detto Cazzola, ex deputato del PDL, a proposito dei 5 Stelle. Via. Comandante partigiano Cazzola, lei vota come Beppe Grillo, sa? Credo che con Beppe Grillo bisogna prendere le armi in qualche modo. Anzi, guardi, io mi auguro che ci siano i carabinieri che facciano un colpo di Stato il giorno in cui vincerà le elezioni. Cazzola, no. Cazzola, perché vota no come Beppe Grillo, lei. Come? Lei vota no come Beppe Grillo.
Io purtroppo la cosa che mi fa incazzare di Renzi è che mi fa votare no con Beppe Grillo, però io penso che il combinato disposto tra la legge elettorale e la riforma della Costituzione sia un modo di aprire una strada al potere assoluto di Beppe Grillo. Allora, Cazzola ha parlato così, alcuni opinionisti della stampa estera hanno paura del Movimento 5 Stelle, idem gli ambienti finanziari, siete così il male assoluto, il peccato dell'Italia, che cosa siete? Io sono fiero di essere considerato un nemico politico, tra l'altro, di coloro che ci hanno impoverito, in generale soprattutto della partitocrazia che si è infilata dovunque, nella sanità pubblica, nelle istituzioni, nella RAI, perché oggi la RAI di fatto è controllata dal Presidente del Consiglio. Però vorrei dire, ascoltando le parole di questo intellettuale, che oggi ci sono dei finti democratici secondo i quali il voto è voto democratico, quello dei popoli, solo quando coincide con i loro desideri. Se invece non coincide con i loro desideri, magari è voto di protesta o voto di rabbia, o ancor di più invitano colpi di Stato contro eventuali voti appunto dei cittadini. Ma scusi Paragone, ma chi l'ha votato l'Italicum? Io non l'ho votato, perché io voglio che tutti i cittadini italiani abbiano la possibilità di scrivere un nome e un cognome in una scheda elettorale, perché sono diritti dei popoli e i diritti dei popoli non si barattano. Ma l'ha votato Renzi l'Italicum, è lui che ci ha messo la fiducia, cioè ci ha messo la sua faccia su quella legge elettorale e ha detto che ce l'avrebbe copiata a mezzo mondo e che si trattava della legge elettorale migliore d'Europa. E oggi, dato che forse potrebbe favorire 5 Stelle, l'unica cosa certa che sappiamo del dopo 4 dicembre è che cambieranno la legge elettorale. Ma vi rendete conto che costoro sono dei bari, dei truffatori della democrazia, che cambiano le leggi elettorali ascoltando non le richieste dei cittadini ma i sondaggi che gli arrivano lunedì mattina? E questi sono quelli che vogliono cambiare la Costituzione. Senta, ci si può fidare di costoro che hanno sempre amministrato la cosa pubblica impoverendoci? E come, concludo Paragone, se i ladri che ci hanno rubato negli ultimi 30 anni in casa nostra oggi venissero da noi e ci dicessero: io ti ho rubato negli ultimi 30 anni, è vero, è stata colpa della Costituzione, della serratura di casa tua. Oggi io che ti ho rubato ti cambio la serratura di casa tua, così avrai la garanzia che io non ti ruberò mai. Di ma Battista, si può credere a questa gente? Ma per favore. Allora, il presidente di Confindustria, a Boccia, ha detto che Confindustria è per il sì contro l'internazionale populista. Forse ce l'aveva anche un po' con il Movimento 5 Stelle. Oggi la cosa più populista che esiste al mondo è dare del populista a tutti coloro che si mettono di traverso ad un sistema. Io in 3 anni in Parlamento sono stato accusato di essere populista, demagogo, fascista, potenziale stupratore, possibile versore, comunista, bolscevico 2.0, tutto, soltanto quando ci tagliamo gli stipendi. E io qui c'ho i bonifici, vorrei che il Presidente del Consiglio facesse la stessa cosa, perché ha mentito qualche giorno fa rispetto al mio stipendio. La cosa, tra l'altro, a me, Paragone, che mi preoccupi così tanto, si figuri, il mio stipendio, tutti i cittadini qua sanno quanto restituisco. Mi preoccupa il fatto che se costui mente addirittura sul mio stipendio, starà mentendo su tutto, sulle riforme costituzionali, sul lavoro che non c'è, sulle banche che ha salvato a scapito o a discapito dei cittadini italiani. A me questo preoccupa di un Presidente del Consiglio che è diventato un mentitore seriale. Io dico ai mercati: il Movimento 5 Stelle porta avanti un programma che è chiaro, vogliamo dare un reddito di dignità, perché purtroppo senza un reddito minimo i cittadini fuggono dall'Italia. Lo scorso anno sono scappati 104.000 cittadini italiani, come tutti gli abitanti di Vicenza o di Siracusa. Vogliamo sostenere le imprese, sì, le imprese private sono nel nostro cuore, a cominciare però dalla piccola e media impresa che rappresenta il tessuto economico di questo paese. E vogliamo le piace una vera Confindustria... legge anticorruzione, non quella buffonata fatta con Verdini. Allora, le faccio così ritorniamo sul discorso di...